Ciao amici di Moto.it, siamo qui con la Coppa del terzo posto delle Nazioni. È stato veramente sudato questo terzo posto, sono super contento del risultato dei ragazzi, hanno veramente dato il massimo per raggiungere questo terzo gradino del podio che era da tanto che lo aspettavamo. Ogni componente della squadra ha fatto il suo lavoro al 100% e alla fine siamo arrivati a questo. Grandi! Senti, il risultato migliore è stato quello di Antonio, te lo aspettavi ovviamente? Ovviamente tutto il mondo se l'aspettava, Antonio è 2 anni in fila che fa perfetto al motocross delle Nazioni, ha fatto 2 prime l'anno scorso, 2 prime quest'anno, Lupino ci ha veramente sorpreso con la seconda manche, pensavamo, eravamo già molto soddisfatti del 13° in gara 1 e sinceramente ha fatto una... ci ha strabiliato. David è partito un po' male in gara 1, nella sua gara 1, invece nella gara 2 ha tirato fuori gli artigli come lui sa fare e ha lottato per conquistare questo terzo posto. Senti, questo terzo posto dovuto a? Dovuto a, direi che non abbiamo niente da rammaricarci perché tutti e tre, come ti ho spiegato poco fa, tutti e tre i componenti della squadra hanno fatto il loro lavoro, tra virgolette, 100% delle loro possibilità, anche per il caso di Antonio è stato 2 primi, per il caso di David è stato un 14° e un 9° posto, mentre per Lupino un 7° e un 13°, che nonostante tutto sono dei ottimi risultati. Senti, di più si poteva fare? Ma a livello di sai, la posizione finale dipende non solo da quello che gestisci te ma anche da quello che fanno gli altri e vedendo come è andata la cosa ti dico che è giusto così. Gli anni scorsi eravamo stati noi un po' sfortunati con un pizzico di sfortuna, che quindi qualche manche non finita e così via, quest'anno sono stati altri, i primi 2 posti non c'era discussione, c'è stato un momento che ci siamo illusi di poter fare il colpaccio, poi siamo tornati coi piedi per terra e ci va bene anche questo terzo posto e lavoreremo in futuro per i prossimi anni. Bravi ragazzi. Grazie.